giorni di vicissitudini particolari, ma è qui presente pur non potendone essere. Lo ringrazio particolarmente perché nelle sue piccole, tante, grandi conferenze che ha tenuto qua, dietro questa scrivania, molto spesso è venuto fuori e quindi è una persona in diretta che ci ha stimolato così grandemente. Presidente, a voi la parola. Grazie. Io ho incontrato culturalmente il professore Tagliarini attraverso il libro Ex Voto Religiosi Marinari della Pensa. Comprai questo libro perché dovevo, insieme al comandante Magistrita, scrivere il capitolo, un testo che abbiamo pubblicato nel 79, Il Fiamme Sorrente e la sua Mediterranea, un capitolo sulla religiosità degli equipaggi dei velieri della penisola sorrentina. E questo libro, che io poi ho consultato e ho studiato, è un libro, è un monumento molto interessante e denso, di 72 pagine, che è stato scritto quando era il tempo dell'analogico, non c'era il digitale, perché molte di queste tabelle che abbiamo qui dentro sarebbero state uno scherzetto, andare in un sito, copiare e incollare. Qui ci sono delle tabelle in cui ci sono delle ricerche fatte su dizionari, su vocabolari, su libri che lui aveva, per cui anche le note. Le note sono ben studiate, scritte in fondo. E noi adesso che facciamo? Prendiamo la funzione, scriviamo in colla, andiamo sotto e così abbiamo anche la nota scritta. La nota lavorata. Ecco. E Internet è venuto nell'86, il libro è stato pubblicato nel 56, 30 anni prima di tutta questa evoluzione. Lo scopo del libro, io leggendolo e verificando, lo scopo del libro è la fede. E ho visto da questo libro che il professore Calogero Tagliarini era un uomo di fede. Me ne parlava la buonanima di mia moglie, Cecilia, che era stata alunna della moglie, Rosa. Che sì, era stata alunna della moglie, era mia compagna. Tua compagna. E ne parlava della signora Tagliarini, come l'aveva inquadrato. Lui forse non si ricorda, ma io e lui giocavamo a San Nicola, con i calzoni corti. Stavamo a San Nicola, meno di 10 anni, giocavamo lì. Per cui lui parla di, ecco, una cosa che leggendolo mi è rimasta impressa è la dedica, la premessa in dedica che lui fa di questo libro. E lui fa una salutazione agli studenti di nautica. Dice, particolarmente rivolgo a quei numerosi ex allievi miei nautici e a tutti coloro che solcono i mari in ogni direzione, di voler tenere la scia dei propri prati, sulla scia dei propri prati e dei migliori navigatori, affinché siano conservate integre e maggiormente arricchite le nostre virtù di cuore e di mente, quindi la fede. Ed è veramente interessante. Se io vado a vedere tutte le notizie che lui riporta, lui tratta i tre santuari, i santuari principali, Sant'Antonino, Sant'Agnello, Piano, Meta, Sei Anni, e poi una cosa che mi ha meravigliato, il santuario di Tersanto a Rijeka, fiume in Croazia. Perché? Ce ne sono tante di santuari, mi dà proprio Rijeka, fiume in Croazia. Non si capisce dal libro. No, non si capisce. È interessante perché? Perché è interessante del santo? Perché secondo la leggenda,
gli angeli, da Loreto trasportarono la casa di Nazareth a Tessalonica. Tessalonica è chiamata come secondo nome la Nazareth croata. Quindi questo mi ha meravigliato, volevo chiedere a te perché lui inserisce i santuari della Liguria, sono tanti, va bene. E allora la fede, lui insiste molto su questo concetto in tutti i libri, in tutti i quadri degli ex voto marinari. Allora, per me la migliore definizione della fede la trovo nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetto 1. Lì San Paolo, Seo San Paolo, che è degli Ebrei, non è definizione di San Paolo, ma della scuola di Paolo, lui scrive: la fede è garanzia delle cose sperate. La fede è garanzia delle cose sperate ed è prova per le realtà che non si vedono. Questa è la mia, la più bella definizione da me. Se andiamo a scorrere il capitolo 24 del Paradiso, dove San Pietro interroga Dante sulla fede, la prima intestazione che sta in latino, questa definizione della lettera agli Ebrei. Capitolo 25 viene interrogato sulla speranza da San Giacomo, e il 26 sulla carità da San Giovanni. Allora questa visione, allora la nostra zona, facciamo un poco una riflessione sulla cristianità della penisola sorrentina, dobbiamo risalire al primo secolo, dove San Paolo sbarcò a Pozzuoli e andò verso Roma. San Pietro è sbarcato a Cracovia, ha fatto tutti i conti, ci sono delle tradizioni che lo dicono. È passato per la chiesa della zona del Bambino Gesù e è andato verso, cioè questa zona è stata, i colli di San Pietro è stata attraversata dalla cristianità, dal principe degli apostoli, e quindi nel suo viaggio verso lui. Inoltre lui tratta di tutti i venieri, gli ex voto. Allora l'Ottocento è stato il secolo della vita. Quali sono i velieri che sono inseriti qui? Abbiamo il brigantino, la goletta, lo schooner in inglese, abbiamo il brigantino goletta, il bark, e poi inoltre in ultimo i piroscafi. E c'è qui nell'ultima ex voto, lui inserisce un piroscafo, il piroscafo Umbria, che era un piroscafo in cui ha tracciato, c'è un ex voto e lui lo descrive, di un certo Filippo Maresca di Tazzone, che si è chiamata la Madonna di Lao, Sant'Agnottavino e Sant'Agnello, per essere salvato in questa. Ed è molto bella la dicitura sotto che si hanno. Che cosa si può dedurre? C'è l'aspetto letterario, c'è l'aspetto teologico, c'è la storia del cristianesimo, ma c'è anche una vaga conoscenza della marineria. Io non so lui che conoscenza avesse della marineria iberica del tempo. E certamente i comandanti e i capitani di mare conoscevano la regola nota nella marineria inglese per il salvataggio quando un veliero si trovava in un ciclone tropicale, la famosa regola molto semplice: right, right, right. Se il vento viene da dritta, ti trovi nella sezione dritta del ciclone, stringi il vele con la dritta. Left, left, left. Se il vento viene da sinistra, ti trovi nella parte sinistra del ciclone, stringi il vento e le vele sulla sinistra. Perché? Perché stringendo in questo modo, quando si trovavano in quella sezione del ciclone, era
il semicerchio maneggevole o il semicerchio pericoloso. Allora, facendo questa regola mnemonica della veterinaria inglese, right, passavano dal semicerchio pericoloso al semicerchio maneggevole, o meglio, restavano il semicerchio e il semicerchio maneggevole. Conoscevano senz'altro i naviganti nostri la legge di William Fair dell'Ottocento, un meteorologo statunitense dell'Ottocento, in cui lui determinò che i corpi che si muovono nell'emisfero nord devono verso dritta, e mentre nell'emisfero sud devono verso sinistra. Verso dritta perché? Perché il ciclone tropicale faceva questa, e seguiva un poco la direzione delle correnti atlantiche, i cicloni si formano, la differenza di temperatura fra l'acqua del mare e l'atmosfera. Conoscevano senz'altro la legge di Puy-Ballot. La legge di Puy-Ballot, questo meteorologo olandese, che dava la possibilità di capire dove stava la bassa pressione. Allora, quando vuoi sapere dove sta il centro del ciclone, mettiti con la faccia al vento, sulla tua dritta, 90-120 gradi, c'è la bassa pressione. Ma quando arriva il ciclone, una regola ancora empirica, pratica, col barometro, picchiavano il barometro, che dal barometro fortense passò al barometro meccanico, metallico, picchiavano il barometro, e quando la differenza di pressione andava da 0,5 a 1,5 vuol dire che il ciclone stava a 250 miglia e potevano lavorare bene. Il miglio nautico, no, il miglio, lo stato di Dubai, 1852 metri, pari a un primo di circolo massimo. E poi quando la pressione variava da 5 a 2 stavi a 150, da 2 a 3 a 100 e da 3 a 4 a 80, si avvicinava e dovevi lavorare molto bene il ciclone. Sulla copertina di questo libro, io non so da dove l'ha preso, ma questo dipinto è magnifico, è eccezionale questo dipinto. Poi lui lo riporto anche perché in questo dipinto si vede un brigantino in cattivo tempo e si vede la vela di gabbia alta e la vela di barocchetto, di barocchetto basso. Gabbia significa l'albero è a prora e a poppa. A prora c'è l'albero di trinchetto che si divide in fuso maggiore, barocchetto e veraccio e veraccino, albero di maestra, albero di gabbia, albero di veraccino e contro veraccino. Allora lì questo eliero sta alla cappa e si vede che è molto bello, e lui, io questo che lo riporta nella figura di pagina 8, dove descrivo chi è questo veliero, dove si trovava eccetera, ed è il veliero riconoscente si chiamava questo, riconoscente questo brigantino, e lo riporto anche a pagina 8. E noi, dovendo fare il capitolo, dicevo prima, sulla spiritualità e sulla religiosità degli equipaggi della Venezia Lombrosolentina, ci ispirammo molto a questi ex voto che vengono descritti. Poi ci sarà il testo di Meta, che è anche un testo bellissimo, presentato al sacerdote Gennaro Starita, allora parroco, ma fatto dal professor Russalieto, da altro tutto il gruppo di studiosi che non vollero mettersi come autori, cioè gli autori sono gli equipaggi di quei velieri degli ex, e pubblicarono questo elemento. L'ultimo l'ha fatto Luigina di Velieri. È bello di questo libro perché io mi vedo quanto mi trovo anche a preparare degli interventi e delle conferenze. La linearità della scrittura, il perseguire il fine di trasmettere la fede e rivolgersi alla cultura degli anziani. Quello che hanno fatto gli anziani, cioè il presente si poggia sul passato, senza il passato non c'è il presente, non ci sarà il futuro. Mi ricordo
relazione che fece il presidente della Corte Suprema americana quando ci fu il caso dell'Amistad, quella nave di schiavi neri che erano stati portati dal Senegal negli Stati Uniti, disse ai giudici: noi ora siamo quello che eravamo. E rivolgendosi a tutti i presidenti passati degli Stati Uniti, disse: la nostra storia non incomincia oggi, ma viene da lontano. Viene da lontano anche con la presenza del professore Adelio.